Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore. Invochiamolo con cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia. Cristo, fatto povero per arricchirci. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo Figlio diletto portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the book of Nehemiah. Ezra the priest brought the law before the assembly, consisting of men, women, and children old enough to understand. This was the first day of the seventh month. On the square before the water gate, in the presence of the men and women and children old enough to understand, he read from the book, from early morning to noon. All the people listened attentively to the book of the law. Ezra the scribe stood on a wooden dais erected for the purpose. In full view of all the people, since he stood higher than all the people, Ezra opened the book. And when he opened it, all the people stood up. Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people raised their hands and answered, "Amen, amen." Then they bowed down and faced to the ground, prostrated themselves before the Lord. And Ezra read from the law of God, translating and giving the sense, so that the people understood what was read. Then Nehemiah, his excellency, and Ezra, priest and scribe, and the Levite, who were instructing the people, said to all the people, "This day is sacred to the Lord your God. Do not be mournful, do not weep." For the people were all in tears as they listened to the words of the law. He then said, "Go, eat the fat, drink the sweet wine, and send a portion to the man who has nothing prepared ready. For this day, it's sacred to our Lord. Do not be sad. The joy of the Lord is your stronghold." I precetti del Signore sono
rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore mia roccia, il mio Redentore, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó a cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables, los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos lo tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a los que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia, Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Quiénes todos tienen todos don para curar? ¿Hablan todos lenguas o en todos las interpretan?
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Verbum Domini.
si presentino i candidati al Ministero dei Lettori. Sinforosa Nayun Kim. Eccomi. Sueti Iqbal. Eccomi. Pierpaolo Perrone. Eccomi. Giusy Campagna. Eccomi. Elisa Tini. Eccomi. Gabriele Bellan. Eccomi. Ellen Bosso. Eccomi. Deborah Sutera. Eccomi. Si presentino i candidati al Ministero dei Catechisti. Victor Hidalgo Ciumbe. Eccomi. Martiniano Davila Ialta. Eccomi. Regina de Souza Silva. Eccomi. Vanderson Savera Correia. Eccomi. Maria Rosa Abad Leon. Eccomi. Jacek Kralkowski. Eccomi. David Lobascio. Eccomi. Cecilia Ageman Anane. Eccomi. Nella prima lettura del Vangelo troviamo due gesti paralleli. Il sacerdote Esdra pone in alto il libro della legge di Dio, lo apre, lo proclama davanti a tutto il popolo. E Gesù, nella sinagoga di Nazaret, apre il rotolo della Sacra Scrittura, legge un passo del profeta Isaia davanti a tutti. Sono due scene che ci comunicano una realtà fondamentale. Al centro della vita del popolo santo di Dio e del cammino della fede non ci siamo noi con le nostre parole. Al centro c'è Dio con la sua parola. Tutto ha avuto inizio dalla parola che Dio ci ha rivolto. In Cristo, sua parola eterna, il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo. Con la sua parola ha creato l'universo. Egli parlò e tutto fu creato. Fin dai tempi antichi ci ha parlato per mezzo dei profeti. Infine, nella pienezza del tempo, ha mandato a noi la sua stessa parola, il Figlio unigenito. Per questo, terminata la lettura di Isaia, Gesù nel Vangelo annuncia qualcosa di inaudito. Oggi si è compiuta questa scrittura. Si è compiuta, la parola di Dio non è più una promessa, ma si è realizzata. In Gesù si è fatta carne, per opera dello Spirito Santo è venuta ad abitare in mezzo a noi e vuole dimorare in noi per colmare le nostre attese e sanare le nostre ferite. Sorelle e fratelli, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, come la gente nella sinagoga di Nazaret lo guardavano, era uno di loro. Quale novità, cosa farà questo di cui si parla tanto? E accogliamo la sua parola. Meditiamone oggi due aspetti tra loro legati. La parola svela Dio e l'altro aspetto, la parola ci porta all'uomo. Accento, svela Dio e ci porta all'uomo. Anzitutto la parola svela Dio. Gesù all'inizio della sua missione
commentando quel determinato passo del profeta Isaia, annuncia una scelta precisa. È venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso le scritture, ci svela il volto di Dio come di colui che si prende cura della nostra povertà e dà a cuore il nostro destino. Non è un padrone arroccato nei cieli, quell'immagine di Dio brutta. No, non è così. Ma è un padre che segue i nostri passi. Non è un freddo osservatore distaccato e impassibile, un Dio matematico. No, è il Dio con noi che si appassiona, Dio che appassiona, si appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a piangere le nostre lacrime. Non è un Dio neutrale, indifferente, ma è lo spirito amante dell'uomo che ci difende, ci consiglia, prende posizione a nostro favore, si mette in gioco, si compromette con il nostro dolore, sempre è presente lì. Ecco il lieto annuncio che Gesù proclama davanti allo sguardo stupito di tutti. Dio è vicino e si vuole prendere cura di me, di te, di tutti. E questo è il tratto di Dio, vicinanza. Lui stesso si define così e dice al popolo nel Deuteronomio: quale popolo ha i suoi dei, i loro dei vicini a loro come tu, come io ti sono vicino a te, il Dio vicino. Con quella vicinanza che è compassionevole e tenera, vuole sollevarti dai pesi che ti schiacciano, vuole riscaldare il freddo dei tuoi inverni, vuole illuminare le tue giornate oscure, vuole sostenere i tuoi passi incerti. E lo fa con la sua parola, con la quale ti parla per riaccendere la speranza dentro le ceneri delle tue paure, per farti rinnovare la gioia nei labirinti delle tue tristezze, per riempire di speranza l'amarezza delle solitudini. Ti fa andare, ma non in un labirinto, ti fa andare nel cammino, per trovarlo di più ogni giorno. Fratelli, sorelle, chiediamoci, portiamo dentro al cuore questa immagine liberante di Dio, il Dio vicino, il Dio compassionevole, il Dio tenero, oppure lo pensiamo come un giudice rigoroso, un rigido doganiere della nostra vita? La nostra è una fede che genera speranza e gioia. O mi domando, tra noi è ancora zavorrata dalla paura? Una fede paurosa? Quale volto di Dio annunciamo nella Chiesa? Dio salvatore che libera e guarisce, o il Dio temibile che schiaccia tutto i sensi di colpa? Per convertirci al vero Dio, Gesù ci indica da dove partire: dalla parola. Essa, raccontandoci la storia d'amore di Dio per noi, ci libera dalle paure e dai preconcetti su di Lui, che spengono la gioia della fede. La parola abbatte i falsi idoli, smaschera le nostre proiezioni, distrugge le rappresentazioni troppo umane di Dio e ci rapporta al suo volto vero, alla sua misericordia. La parola di Dio nutre e rinnova la fede. Rimettiamolo al centro della preghiera e nella vita spirituale. Al centro la parola che ci rivela come è Dio. La parola che ci fa vicino a Dio. E ora il secondo aspetto. La parola ci porta all'uomo, ci porta a Dio e ci porta all'uomo. Proprio quando scopriamo che Dio è amore compassionevole, vinciamo la tentazione di chiuderci
in una religiosità sacrale che ci riduce a culto esteriore, che non tocca e non trasforma la vita. Questo è idolatria. Idolatria nascosta, idolatria raffinata, ma è idolatria. La parola ci spinge fuori da noi stessi, per metterci in cammino incontro fratelli con la sola forza mite dell'amore liberante di Dio. Nella sinagoga di Nazareth, Gesù ci rivela proprio questo. Egli è inviato per andare incontro ai poveri, che siamo tutti noi, e liberarli. Non è venuto a consegnare un elenco di norme o ad officiare qualche cerimonia religiosa, ma è sceso sulle strade del mondo a incontrare l'umanità ferita, ad accarezzare i volti scavati dalla sofferenza, a risanare i cuori affranti, a liberarci dalle catene che ci imprigionano l'anima. In questo modo ci rivela qual è il culto più gradito a Dio: prendersi cura del prossimo. E dobbiamo tornare su questo. In un momento dove nella Chiesa ci sono le tentazioni della rigidità, che è una perversione, e si crede che trovare Dio è diventare più rigido, con più norme, le cose giuste, le cose chiare. Non è così. Quando noi vedremo proposte rigide, di rigidità, pensiamo subito: questo è un idolo, non è Dio. Il nostro Dio non è così. Sorelle, fratelli, la parola Dio ci cambia. La rigidità non ci cambia, ci nasconde. E la parola di Dio ci cambia penetrando nell'anima come una spada, perché se da una parte consola, svelandoci il volto di Dio, dall'altra provoca e scuote, riportandoci alle nostre contraddizioni. Ci mette in crisi, non ci lascia tranquilli. Se a pagare il prezzo di questa tranquillità è un mondo lacerato dall'ingiustizia e dalla fame, le spese sono sempre più deboli, sempre pagano i più deboli. La parola mette in crisi quelle nostre giustificazioni che fanno dipendere ciò che non va sempre dall'altro e dall'altri. Quanto dolore sentiamo nel vedere i fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare. E questo alcuni in nome di Dio. La parola di Dio ci invita a uscire allo scoperto, a non nasconderci dietro la complessità dei problemi, dietro il non c'è niente da fare, è problema loro, è problema suo. O che cosa posso fare io? Lasciamoli lì. Ci esorta ad agire, a unire il culto di Dio e la cura dell'uomo, sempre lì, perché la Sacra Scrittura non ci è stata data per intrattenerci, per coccolarci in una spiritualità angelica, ma per uscire incontro agli altri o accostarci alle loro ferite. Ho parlato della rigidità, di quel pelagianesimo moderno, che è una delle tentazioni della Chiesa, no? E quest'altra è cercare una spiritualità angelica, è un po' più l'altra tentazione di oggi, i movimenti spirituali gnostici, lo gnosticismo, che ti propone una parola di Dio che ti mette in orbita e non ti fa toccare la realtà. La parola che si è fatta carne vuole diventare carne in noi. Non ci astrae dalla vita, ma ci immette nella vita, nelle situazioni di tutti i giorni, nell'ascolto delle sofferenze dei fratelli, nel grido dei poveri, nelle violenze, delle ingiustizie che feriscono la società e il pianeta, per non essere cristiani indifferenti, ma operosi, cristiani
creativi, cristiani profetici. Oggi, dice Gesù, si è compiuta questa scrittura. La parola vuole prendere carne oggi, nel tempo che viviamo, non in un futuro ideale. Una mistica francese del secolo scorso, che ha scelto di vivere il Vangelo nelle periferie, ha scritto che la parola del Signore non è lettera morta, essa è spirito e vita. L'acustica che la parola del Signore esige da noi è il nostro oggi. Le circostanze della nostra vita quotidiana e le necessità del nostro prossimo. Chiediamoci allora, vogliamo imitare Gesù, diventare ministri di liberazione e di consolazione per gli altri, ossia attuare la parola? Siamo una Chiesa docile alla parola, una Chiesa portata all'ascolto degli altri, impegnata a tendere la mano per sollevare i fratelli e le sorelle da ciò che li opprime, per sciogliere i nodi delle paure, liberare i più fragili dalle prigioni della povertà, della stanchezza interiore o della tristezza che spegne la vita? Vogliamo questo? In questa celebrazione, alcuni nostri fratelli e sorelle vengono istituiti lettori e catechisti. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. Questa è anche la missione di ciascuno di noi, essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. Perciò appassioniamoci alla Sacra Scrittura, lasciamoci scavare dentro dalla parola di Dio, che svela la novità di Dio e porta a amare gli altri senza stancarsi. Rimettiamo la parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa. Così saremo liberati di ogni pelagiasismo rigido, di ogni rigidità, e saremo liberati dell'illusione di spiritualità che ti mettono in orbita senza avere cura dei fratelli e le sorelle. Rimettiamo la parola di Dio al centro della pastorale della vita della Chiesa. Ascoltiamola, pregamola, mettiamola in pratica.
Figli e figlie carissimi, Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale, dopo averci detto e dato a tutti, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunciare il Vangelo a ogni creatura. E ora voi, diventando lettori, cioè annunziatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno primario della Chiesa e perciò sarete investiti di un particolare ufficio che vi mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio. Proclamerete la parola di Dio nell'assemblea liturgica. Educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a ricevere degnamente i sacramenti. Porterete l'annunzio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono. Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti potranno raggiungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù Cristo che Egli ha mandato e così otterranno la vita eterna. È quindi necessario che mentre annunziate agli altri la parola di Dio sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo. Meditatela ogni giorno per acquistare una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cristo. E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questi nostri fratelli e sorelle scelti per il ministero dei lettori. Nel fedele compimento del loro ufficio, essi annunzino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio parola di vita per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questi i tuoi figli e figlie, eletti al ministero dei lettori. Fa che nella meditazione assidua della tua parola ne siano intimamente illuminati per diventarne fedeli annunziatori ai loro fratelli. Per Cristo nostro Signore. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Ricevi il libro della Sante Scrittura e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Amen.
ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Figli e figlie carissimi, il Signore Gesù Cristo, prima di tornare dal Padre, comandò ai Suoi discepoli di predicare il Vangelo fino ai confini della terra. Dal giorno di Pentecoste, la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, è rimasta fedele a questo comando in ogni epoca e luogo, trasmettendo la fede attraverso la parola e l'esempio di innumerevoli testimoni. Lo stesso Spirito continua a arricchire la Chiesa con la varietà dei Suoi doni per il bene comune. Tutti battezzati in quanto partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, hanno parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. Tra di loro alcuni ricevono una particolare chiamata ad esercitare quei ministeri che la Chiesa ha istituito. Ora voi, che già vi adoperate attivamente per la comunità cristiana, siete chiamati al ministero stabile di catechista per vivere più intensamente lo spirito apostolico, sull'esempio di quegli uomini e quelle donne che aiutavano Paolo e gli altri apostoli nella diffusione del Vangelo. Il vostro ministero sia sempre radicato in una profonda vita di preghiera, edificato sulla sana dottrina e animato da vero entusiasmo apostolico. Avvicinerete alla Chiesa gli uomini che forse ne vivono lontani. Coopererete con dedizione generosa nel comunicare la parola di Dio. Coltiverete costantemente il senso della Chiesa locale di cui la parrocchia è come la cellula. Testimoni della fede, maestri e mistagogi, accompagnatori e pedagogi che istruiscono a nome della Chiesa, sarete chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato, corresponsabili della missione affidata alla Chiesa da Cristo, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Supplichiamo, fratelli carissimi, Dio Padre, perché colmi della sua benedizione coloro che ha eletto al ministero di catechista
e li confermi, sostenuti dalla grazia del battesimo nel fedele servizio della loro chiesa locale. Padre, che ci rende partecipe della missione di Cristo tuo Figlio e con la varietà dei doni dello Spirito provvedi alla tua Chiesa, benedici questi tuoi figli e figlie, eletti al ministero dei catechisti. Fa che vivano in pienezza il loro battesimo, collaborando con i pastori nelle diverse forme di apostolato per l'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Riceve questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Riceve questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen.
fratelli carissimi, a Dio Padre che in Gesù Cristo, suo Figlio, si è definitivamente manifestato al mondo, eleviamo fiduciosi la nostra preghiera.신의 영을 부어주시어 성경과 성전을 통해서 거룩하게 계시되고 우리에게 전해진 신앙의 유산을 경청하고 보존하고 실천하게 하소서. Iluminai, Senhor, com a vossa sabedoria, os governantes e as assembleias legislativas. Promova o bem-estar de todos os povos e reconheçam a dignidade de cada pessoa. Juá, 请你由以你的爱激发你庄稼的众多工人，使每个人能认识你那释放人的真理，并遇见你那能安慰人的美善面容。我们同声祈祷。 Seigneur, touche le cœur de nouveaux lecteurs, qu'à travers leur ministère, la parole de Dieu soit semée avec largesse, qu'elle germe et fructifie dans le cœur des hommes et se répande partout. Zwróć, o Panie, swoje pełne miłości spojrzenie na ustanowionych dzisiaj katechistów. Niech z apostolską szczerością niosą wszystkim ludziom dobrą nowinę Ewangelii. Accogli, o Padre buono, la nostra umile preghiera. L'ascolto attento e obbediente alla tua parola ci faccia crescere nella perfetta somiglianza a Gesù, tuo Figlio. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen.
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi il sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli, arcangeli, troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura te lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice di tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nella testa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue di tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato lo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Thank you.
Grazie, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.